La spiegazione della carta nel portafoglio. Vediamo come fa la carta ad andare all'interno del portafoglio. Qui abbiamo questa tasca che è chiusa e la carta apparirà all'interno della tasca. Il passaggio che farà la carta, facciamolo con la carta firmata, è questo. Da qui viene spinta, la carta va all'interno del portafoglio. Quindi abbiamo questa apertura segreta. Ora, insieme a questa apertura segreta, noi vediamo che c'è anche un cartoncino. Questo cartoncino, un cartoncino nero qualsiasi, ve lo dipinge di nero, questo cartoncino che viene inserito in questa apertura qua, sarà la nostra guida e ci aiuterà ad arrivare all'interno di questo scomparto con la carta. Gli spettatori chiaramente dovranno credere che all'interno di questo scomparto ci si accede solamente da qui, dal davanti. Vediamo come operare. Prima di fare il gioco bisogna sollevare la guida e mettere così il portafoglio all'interno della nostra tasca. È molto importante essere certi della posizione del portafoglio. Quindi se uno si trova con un pantalone come il mio che ha la tasca lunga, per non trovarsi nella situazione di andare a cercare il portafoglio, bisogna mettere uno spessore al di sotto, in maniera, in questo caso, nel mio caso, basta un mazzo di carte, o uno troverà un oggetto da mettere dentro del giusto spessore, in maniera tale che noi abbiamo la certezza della posizione. La guida fuori così e metto il portafoglio all'interno. In questo modo si appoggia, io sono certo sempre di trovarla in questa posizione. Prima di fare il gioco io cerco la guida e la sollevo fuori, in maniera tale che sarà per me facile. Al momento di mettere la carta nel portafoglio, io dovrò impalmare la carta, quindi in questo caso l'asso di cuori, io lo prendo, lo impalmo, quindi vediamo, così poi vedremo come impalmare meglio, lo prendo, lo impalmo, mi sposto col mio corpo subito e vado così, con la mano in tasca, quindi vediamo, prendo, impalmo, mi sposto subito e vado dietro. Quando sono qua, dietro, metto la carta dentro, premo così con il pollice, prendo il portafoglio e tiro fuori. Benissimo, a questo punto io apro il portafoglio verso di me, qui ho ancora la carta, premo bene la carta all'interno col pollice, vediamo, premo così col pollice e a questo punto vado a cercare la carta che oramai è all'interno. Quindi rivediamo bene il passaggio, questo fuori così, questo chiuso, andremo qua all'interno, quindi questo l'ho messo così. Al momento finale del gioco mi impadronisco della carta, mi impalmo, vado subito, mi ruoto, vado subito indietro, inserisco la carta dentro, trovo la guida, inserisco la carta, premo col pollice, sollevo il portafoglio, mi metto così davanti agli spettatori, apro il portafoglio, con il pollice della mano sinistra immediatamente premo la carta dentro, senza far vedere quando sto aprendo così, a questo punto apro, faccio vedere che c'è questo scomparto segreto, prendo la carta, con il pollice tieni qua, ti assicuri che la carta non possa fuoriuscire, ma in ogni caso tieni aperto, quindi questo già copre, prendi la carta, la togli e fai vedere che è proprio la carta firmata. Ora, la carta firmata appare all'interno del portafoglio. Puoi fare una versione del gioco più veloce o puoi fare una versione più lunga. Quindi lo puoi abbinare a tutti i giochi che conosci dove la carta viene firmata. In allegato ti viene data la spiegazione della carta ambiziosa, la carta firmata che appare sempre in cima, che è un gioco abbastanza difficile da fare se uno non è già pratico di giochi di carte. Comunque hai in allegato la spiegazione del gioco della carta ambiziosa, ma puoi arrivare al gioco in maniera più rapida. Ad esempio puoi arrivare al gioco semplicemente con questo effetto. Tu fai firmare la carta, prendi la carta, la fai firmare, mentre lo spettatore firma la carta, tu prendi la prima carta del mazzo, la prendi e la rigiri in questo modo. La prendi e la metti rigirata così. La metti in break, quindi la mantieni separata dalle altre inserendo il mignolo in mezzo. Prendi l'asso, lo metti sopra. A questo punto tu recuperi l'asso e dici, bene, tu hai scelto l'asso di cuori. Basta prendere l'asso di cuori, stendi la mano in questo modo
e sulla mano dello spettatore, qui fai la doppia presa, tutte le tecniche per le doppie prese e quello che sto facendo adesso, tipo il break, è spiegato molto bene anche nel gioco della carta ambiziosa. Quindi adesso è solo per farti vedere il modo semplice di fare il gioco. Prendi la carta scelta dallo spettatore, la fai vedere, fai stendere lì dallo spettatore, fai la doppia presa, quindi prendi le due carte, tocchi così sull'indice dello spettatore e dici guarda, la carta è scomparsa. A questo punto mostri per un attimo la mano vuota, quando l'attenzione di tutti è qui sulla carta, vai qui sul mazzo, impalmi la carta, ora vedremo poi meglio come impalmare, impalmi la carta, arrivi qua lungo il bordo, vai dietro e metti la carta all'interno del portafoglio. Bene, ora vedremo come impalmare la carta nel modo migliore. Rivediamo da dietro questo gioco. Facciamo scegliere la carta allo spettatore, per ipotesi facciamo finta che lo spettatore scelga questa carta. Mentre gli chiedo di filmare la carta, io prendo la prima carta e la rigiro in questo modo. Così, prendo la prima carta e la rigiro in questo modo, in maniera tale che è rigirata. Tutta l'attenzione sugli spettatori che firmano, quindi io rigiro e la metto in break. Come faccio? La sposto leggermente, inserisco il mignolo dentro e la metto così, nel mazzo. Sono girato e quindi non si vede con la carta. Quando lo spettatore mi ridà la carta, io la metto sopra questa e quindi abbiamo due carte, così, una vicino all'altra, in break. Faccio la doppia presa, così prendo le due carte, le rigiro due come se fossero una, girando un lato così. Chiedo allo spettatore di stendere il dito e gli do non l'asso ma l'altra carta, quindi vediamo doppia presa, così struscio il dito, lo spettatore vedrà che la carta si è trasformata, mostro per un attimo la mano vuota, vado così con la mano come casualmente sul mazzo, spingo leggermente questo che è l'asso, premo in avanti e la carta si inarqua e mi va nel palmo della mano. Quindi la sensazione è come se io accarezzo il mazzo, ma in realtà io spingendo in avanti con il mignolo do la possibilità alla carta di arcuarsi e mi ritrovo la carta in mano. Quindi vado e mi impadronisco della carta che mi rimane nel palmo della mano. Vediamo, questa cosa fa impennare la carta, così vado avanti, spingo, questo movimento in contemporanea. A questo punto con la carta impalmata mi avvicino al corpo, ruoto e metto la carta in tasca e faccio tutta la procedura che è stata spiegata prima della carta in tasca. Questa è la spiegazione del gioco della carta nel portafoglio.